Allora, salve a tutti, qua oggi è il 20 aprile 2018, siamo una scuola di Verona e siamo qua insieme al mio amico Shanai, che è un ragazzo singalese, viene da Sino, che 3 anni fa è venuto in Italia e non parlava neanche un po' di italiano, niente, zero totale, 3 anni fa. Noi con Shanai, questo qui, se vieni qua lo mostri, era Shanai a scuola 3 anni fa. E allora per parlare abbiamo usato molto la comunicazione aumentata. Qua si vedono, qua stavamo spiegando scienze, ma usando la comunicazione aumentata Shanai ha potuto superare i problemi della comunicazione e imparare lo stesso. Qua si sta parlando di scienze e stavamo facendo degli esercizi di dizione, mettevamo anche le cose sul quaderno e lui poteva avercele sia, ecco qua non c'è l'audio acceso, ma se lo accendo, tutto staccato, ma è lo stesso. E praticamente facevamo degli esercizi di dizione e Shanai poteva piano piano imparare attraverso le immagini. Bon. Ecco, adesso Shanai dopo 3 anni è un bel ragazzo eccezionale. Parli italiano adesso? Sì. Bene o male? Meglio. Meglio. Ti è servito usare la comunicazione aumentativa? Sì. Ma ti sentivi un po' scemo, un po' disabile che ti faccio usare queste cose? Oppure la consideravi... Cioè, quando io ti facevo fare scienze in questo modo, sì, tu facevi volentieri o pensavi loro pensano che io sono scemo? No, no, era volentieri. Avvicinati, che così si sente. Sì, sì. È stata una buona idea. Sì. E tu le scienze le capivi? Sì, ho capito tutto. Hai capito tutto? Sì. Riuscivi a capire bene da queste immagini anche se non le avevi mai viste? Sì. Ti ricordi gli argomenti che abbiamo fatto? Sì. Quali sono, per esempio? Abbiamo fatto, allora, geografia, e scienze, inglese, matematica anche. E... la cellulosa? Sì, anche tecnica. Abbiamo fatto anche tecnica? Sì. Ti ricordi? Abbiamo fatto anche le verifiche? Sì, con questa. Con le immagini? Sì. E tu riuscivi a spiegarti con le immagini? Allora, noi abbiamo superato tutti in questa maniera, questa era geografia invece, vero? Sì. Era forse il primo lavoro di geografia che abbiamo fatto assieme. E quando eri in classe come facevi a capire? Non capivi niente? No. E invece così riuscivi a capire? Sì. Allora, possiamo consigliare agli insegnanti che hanno ragazzini che vengono da lontano di usare questo sistema? Sì. Possiamo insegnare, sì o no? Sì. E cioè consigliare. E possiamo anche dire che i ragazzini come te non è che si sentono deficienti perché usano questo, vero? A te ha fatto piacere? Sì. Tanto? Sì, tanto. Facevamo anche le verifiche con le, sì, immagini. Ti ricordi come facevamo? Sì, sì. Ti ricordi come facevo a farti le verifiche? Sì, sì. Allora, prova a raccontarlo. Allora, prima abbiamo tolto lettere e dopo io ho scritto lettere, tutto, guarda le immagini. Io avevo tolto le parole. Sì. Le parole ce le mettevi, sì, te. Dopo 2-3 volte tu riuscivi. Sì. Allora, tirati un po' in là, qua stiamo lavorando a una postazione bifronte. Shanai ha un monitor uguale a me e di fronte a me facevamo anche degli esercizi di parola. Sì. Trovi che sia utile questo sistema? Sì. Perché? Perché... vieni avanti che non si sente. Perché capire bene. Perché così ti permette di capire bene? Sì. Cioè tu davi in classe con... le cose sicure. Sì. Adesso io ho filmato nell'ora di musica ieri, nell'ora di, beh, insomma non mi ricordo, che tu stavi scrivendo perfettamente italiano. Ah. Vuol dire che tu scrivi anche quello che non capisci? Sì, perché abbiamo usato questa. Io vedo che tu copi perfettamente quello che dice il professore, però capisci tutto quello che copi? No. Eh? No. E come te la cavi nel fare i temi? Scrivi, fai,
Fai fatica. Quando ha fatto adesso la verifica di italiano, riesce a scrivere già in 3 anni? Sì. Abbastanza? Sì, abbastanza. Riesce a dire quello che pensi? Sì. Adesso, dopo 3 anni, quando il professore parla, capisci tutto o cosa perdi? Sì, un po' così perdi. Tanto o poco? Sì, poco. Poco, sì. Riesci a capire abbastanza. Bene, allora, in sintesi, la comunicazione aumentata è un ottimo sistema per spiegare le cose. Avevamo usato questo programma, che se adesso ci metti in... metti il monitor, noi stiamo usando su di Linux, che aveva è allestito per poter scrivere per immagini. Il programma era Word. Ecco, questo non ha le immagini, c'aveva quello della tua partizione. E il programma era Word e permette di scrivere con le immagini. Allora Shana ci sta spiegando. È partita? Sì, sì. Come si è rotto questo telefono che è suo? Raccontaci. Allora, prima io stavo correndo in strada e dopo il mio task è un po' piccola e dopo è caduto il cellulare. È caduto facendo una corsa, sì. E si è rotto. Prima rottura, seconda? Seconda, io avevo cuccioli, tanti cuccioli. Di cosa? Cani. Ah, cani. Sì. E loro ho preso così. In bocca? Sì. Hanno rotto portavo. I denti? Sì. Fantastico. E così adesso ha un bel danno. Quanto costa riparare questo telefono? 150 euro. Quanto? 150. Fantastico. Ecco, questo adesso è il linguaggio di scenario. Pensi di migliorare il scenario? Sì. Di pensare il tuo linguaggio. Ok, metti in pausa. Allora, noi abbiamo usato il programma ARAWORD per spiegare a... le cose, programma che tu puoi scrivere, escono fuori subito le immagini. Mia mamma è in montagna. Ecco, quindi noi potevamo spiegare le scienze, la matematica, la geografia in questa maniera a scuola, oggi studio arte. Ecco, arte non c'è, vediamo se mettiamo disegno. Bene, c'è disegno, modifico la parola e metto arte. Quindi noi potevamo aiutare Chanel a capire, ecco adesso ci ho messo la parola arte, a scuola studio arte. Quindi queste tavole venivano fatte, incollate sul quaderno in modo che lui potesse passare e ripassare le parole che riusciva a leggere perché conosceva un po' l'alfabeto nostro, perché l'alfabeto singalese è molto diverso. È vero Fax? Sì. Tu lo leggi l'alfabeto singalese? Sì, sì, sì. Lo leggi ancora? Sì, sì. È molto complesso. Adesso Shana, per chiudere questo video, saluti me e il locino operatore Andrea. Andrea, ci saluti in singalese. Okay. Cari amici, vi saluto in singalese. Ok. Dai. Allora, Andrea Tai, prof. Silo Tai, Istituto Carnova, ma mi dire mio carla Italia che nuote, denaro in studi. Grazie. Chiudi.